Il numero 112 di Altre Visioni viene aperto dalla notizia proposta da Corriere.it del 4 maggio, che racconta di un amministratore di un condominio di 20 piani che mette un lettore di badge per poter far usare l'ascensore solo a chi è in regola con i pagamenti. Senza voler scendere nella legittimità giuridica della decisione, questo episodio segnala la difficoltà di gestire un gruppo umano, come lo è un condominio, in presenza di individui che non condividono le regole e gli obblighi. Quale strategia è più efficace in questi casi? La costrizione aggressiva o la persuasione partecipata? Di toglierle perché vedevamo entrare sti tizi che entravano già torbidi, riuscivano che erano ancora più torbidi, se la prendevano con le macchine, ma devo chiamare i carabinieri, ho deciso di toglierle. Come vediamo in questo video proposto da Repubblica.it del 4 maggio, un gestore toglie le slot machine dal suo bar per un impeto morale, rendendosi conto che il suo guadagno produce un danno alle persone che non sanno resistere al gioco compulsivo. La rinuncia ad un vantaggio, ad un guadagno, a favore della salvaguardia di altre persone è un comportamento altruistico. Le persone altruiste sono la componente riequilibratrice dei gruppi umani, che sono tendenzialmente invece predatori. Il 5 maggio Unità.it riporta la proposta del Presidente della Camera, Laura Boldrini, che immagina di porre dei limiti di legge all'uso del corpo delle donne nelle pubblicità. Una proposta che, probabilmente, è frutto di un'idea semplificata della donna, ma che, sicuramente, evidenzia come tra le donne stesse vi siano molte differenze di vedute. Infatti, se vi sono le donne che disprezzano l'uso del corpo femminile come veicolo di persuasione al consumo, dall'altro vi sono donne che traggono guadagni e sostentamento dall'uso del loro stesso corpo senza avere problemi di dignità e morale. Dunque, vedere la categoria donne come un gruppo coeso è fallace. In questo caso, e in casi simili, forse sarebbe più efficace parlare di libero arbitrio e ragionare sull'idea di pubblica morale. In questo servizio del TG1 del 6 maggio si ripercorre un caso di cronaca relativo all'omicidio di una donna. Ad un certo punto si mostrano le immagini di una telecamera di sorveglianza che fa vedere la tranquillità dell'uomo che ha da poco ucciso la fidanzata. Lo stupore è per la calma dell'omicida. Di fronte a un atto violento riesce sempre difficile comprendere quei meccanismi della mente che permettono all'autore di un atto violento di rimuovere i sensi di colpa. Comprendere questi percorsi della personalità è un lavoro per persone allenate a farlo. Il 10 maggio, ancora Corriere.it riferisce del caso del vice direttore di Rai 1 che manda in onda, in diretta, 40 minuti delle immagini del matrimonio di Valeria Marini, incappando nelle ire del direttore generale della Rai. A noi questo episodio può interessare perché alcune scelte dei palinsesti TV sono esattamente una delle ragioni che favoriscono la migrazione delle giovani generazioni verso i nuovi media, le nuove piattaforme in cui predomina la scelta dell'utente e non gli interessi del curatore del programma.